Quest'oggi mi sono fermata alle parole del Vangelo: colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Al giorno d'oggi credo si sia un po' perso il significato di questo portare la croce, perché principalmente noi pensiamo a portare la croce, ognuno ha le sue sofferenze, ognuno deve accettarle. Ognuno deve soffrire, la moglie è la mia croce, il marito è la mia croce, la mia malattia è la mia croce, ma io credo che Gesù non volesse proprio dire questo. Nei video Amore e Dolore ho spiegato bene cosa succedeva quando uno portava la croce. In realtà, quando i condannati portavano la croce, passavano in mezzo alla folla, venivano scherniti, venivano umiliati. Secondo me, portare la croce al giorno d'oggi è quello che chiamiamo bullismo, patire bullismo perché sei cristiano. Oppure, come c'è l'omofobia, c'è la cristianofobia. Io stessa ho visto dei sacerdoti insultati così a gratis da passanti che passavano di lì, boom, insulto. Questo è portare la croce. Gesù è stato insultato. Anche tu sarai insultato perché dichiari di conoscerlo, perché dichiari di appartenere alla sua famiglia. E sappiamo bene che ai nostri giorni addirittura un cristiano si vergogna di... oppure anche ci si vergogna di nominare la stessa parola di Gesù, ci si vergogna di accennare a lui. Questo non è portare la croce, questo è rinnegarlo. Quindi Gesù ci mette in guardia questo comportamento. Bisogna avere il coraggio di essere insultati perché siamo quello che siamo, perché siamo cristiani.